una persona, un cittadino, partecipi alla costruzione di una piazza, magari il risultato potrebbe essere un risultato temporaneo di qualità fisica e di progettazione, potrebbe essere forse un po' inferiore, però il risultato poi finale qual è? No? Ci dobbiamo domandare. È forse l'aspetto formale o è più il fatto che questo spazio pubblico sta funzionando veramente come aggregatore sociale? No? Per cui lì ci poniamo noi, diciamo, quando tu progetti una piazza, probabilmente già nel momento in cui tu la progetti e quando la realizzi, devi anche pensare da un punto di vista professionale la possibilità di creare le situazioni, i processi che inglobano altri agenti alla partecipazione. Quando parliamo di gestione urbana, comunque di spazi urbani, probabilmente molto spesso, soprattutto qui in Europa, come nel mondo occidentale, ci siamo un po' dimenticati dell'aspetto sociale. No? Cioè, questo qua, tra l'altro, è dovuto anche a una configurazione che abbiamo adesso della società occidentale, che frammenta le varie discipline professionali, per cui ogni disciplina agisce nel suo settore, lo fa nel miglior modo quando ci incontriamo in una situazione ottimale, lo fa nel miglior modo, però questa sua azione così specifica, così specializzata nel suo settore, in realtà vediamo che in situazioni così complesse come sono le città oggigiorno, in realtà non è sufficiente, no? Quindi è questo dal punto di vista dell'architettura, è quello che è successo moltissime volte, associato poi al potere, sia quello politico che quello economico. Però il risultato è che, perciò mi piaceva prima il fattore dell'etica nell'architettura, perché è vero che fondamentalmente è il politico che gestisce, che il politico ha avuto un mandato, tra l'altro, dalla popolazione di gestire un territorio, una città. Però è anche vero che dal punto di vista professionale noi ci dobbiamo porre il problema etico. Quindi noi in questo nuovo ambito, che comunque non è del tutto radicato, però che noi detettiamo, cioè individuiamo che sta nascendo, qual è la posizione di un professionista, no? Qual è la posizione per esempio di un architetto? Cioè noi riteniamo che deve essere quella di proporre non solo gli spazi, quindi il progetto di spazi, ma diciamo, il progetto, la coordinazione di processi e dinamiche che possono favorire giustamente queste nuove emergenze cittadine.